Nel 330 d.C. Costantino decise di trasferire la capitale dell'impero in Oriente, nell'antica città di Bisanzio, che prese il nome di Costantinopoli. Fu una decisione densa di conseguenze per il futuro dell'impero. Già Diocleziano aveva creato quattro capitali, una per ogni tetrarca. Si trattava però più di residenze imperiali con funzioni amministrative che di vere capitali. Il cuore storico, politico e culturale dell'impero batteva ancora a Roma. Costantino invece diede a Costantinopoli, alla nuova città, tutto il peso e l'importanza della capitale, facendo così capire che il baricentro politico dell'impero si stava spostando a Oriente, la parte più attiva, potente e sicura. La città venne abbellita con basiliche, palazzi, opere d'arte. Qui Costantino stabilì la sua residenza, gettando le basi per la creazione dell'Impero Romano d'Oriente. Quali erano le ragioni che spinsero Costantino a trasferire la capitale dell'impero in Oriente? In primo luogo, la parte orientale dell'impero era quella più cristianizzata, quella cioè in cui il cristianesimo aveva attecchito maggiormente, mentre l'Occidente restava sostanzialmente pagano. In secondo luogo, proprio a Roma il paganesimo era ancora molto diffuso a tutti i livelli, nonostante il tentativo di estirparlo con la fondazione di molte importanti basiliche, San Pietro, San Giovanni. Infine, Costantino temeva di cadere vittima di congiure da parte dell'ambiente aristocratico romano. La fondazione di una capitale orientale sanzionò la distanza che separava l'Oriente dall'Occidente e preparò il terreno alla divisione politica, oltre che culturale. Dopo lo spostamento della capitale a Costantinopoli, la personalità più importante rimasta a Roma sul piano religioso ma anche su quello civile fu il vescovo. Tra tutti i vescovi, questi fu ben presto ritenuto più importante, non solo perché la capitale dell'impero era dotata di prestigio storico e culturale, ma anche perché a Roma avevano subito il supplizio molti martiri, primi tra tutti Pietro e Paolo, fondatori della Chiesa. Il vescovo di Roma, che a partire dal VI-VII secolo fu chiamato Papa, assunse una tale importanza perché, dopo che la capitale imperiale era stata spostata a Costantinopoli, egli non aveva nella città altre autorità che potessero fargli ombra.